ricerca e scoperte. Benvenuti su Futuris. Non ci saranno fiocchi azzurri o rosa per il bebè concepito nei meandri di questo laboratorio. Il bebè si chiama iCub, segni particolari, robot. E i suoi creatori sperano che un giorno sarà in grado di imparare come un vero bambino. Giorgio Metta dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova è uno dei genitori di questo potenziale Pinocchio. Il risultato dopo 3 anni di lavoro è questo piccolo robot che, a differenza di altri robot che si trovano in commercio, ha delle mani che sono adatte a manipolare gli oggetti, a prenderli e a fare delle cose con gli oggetti, e ha la possibilità ad esempio di muovere gli occhi e la testa in maniera indipendente. Metta è un padre orgoglioso che si emoziona quando l'iCub sembra reagire in modo indipendente. In questo momento stiamo sostanzialmente facendo funzionare una parte del software che si chiama sistema attentivo del robot, che vuol dire sostanzialmente che il robot usa segnali che arrivano dalle telecamere, elabora le immagini che arrivano da queste telecamere in maniera opportuna per detettare nell'ambiente delle cose che potrebbero essere interessanti. Le cose interessanti sono facce, oppure le mie mani che si muovono, oppure cose che sono particolarmente luminose o particolarmente colorate. Il robot ogni tanto si muove e va a vedere nella direzione di uno di questi stimoli. Ma Giorgio non è l'unico papà di questa creatura proto-asimoviana. L'iCub è il prodotto di un progetto europeo multidisciplinare che porta il nome di RobotCub e che riunisce esperti di neuroscienza, psicologia e robotica. L'obiettivo è capire come gli esseri umani apprendono attraverso l'interazione fisica con l'ambiente. Il robot è dotato di mani, occhi e corpo altamente sofisticati perché, per poter imparare come un essere umano, deve avere forma umana. L'intelligenza umana e molte delle cose che noi facciamo si basano non soltanto sull'attività mentale, no? Ma questa stessa attività mentale è stata costruita attraverso l'interazione fisica con il mondo che ci circonda e con le persone con le quali noi viviamo tutti i giorni. I ricercatori vogliono cercare di riprodurre il corpo e la mente di un bambino piccolo nella speranza che il robot apprenda in maniera analoga. Sviluppare un'intelligenza adulta, ancorché magari possibile, in realtà è molto molto complicato. L'idea è che si possa invece partire da un'intelligenza più semplice come quella di un bambino e consentire dare al robot i meccanismi per migliorare e svilupparsi nel tempo. Crediamo che questo qui sia una maniera più corretta di affrontare questo problema. Non è semplice, ma potrebbe essere più efficace, perché il robot rimarrebbe comunque capace di adattarsi a nuove situazioni nel tempo, quindi imparerebbe un po' come fa un bambino, ma di fronte a un problema nuovo potrebbe imparare a risolverlo. E per capire come un bambino comincia a imparare, gli ingegneri di Genova sono andati a chiedere consiglio più a nord. Nella storica città universitaria svedese di Uppsala vive l'esperto di psicologia infantile Klaus von Hosten, che studia lo sviluppo dei bambini da 30 anni. My role has been to... lay out... Sono stato incaricato di redigere quella che viene chiamata una mappa cognitiva. Ho dovuto cioè elencare quali tipi di abilità cognitive il robot dovrebbe sviluppare e quali invece dovrebbero essere già incluse, innate nel robot, perché lo sviluppo è un'interazione tra questi due elementi. Per poter valutare lo sviluppo dell'autocoscienza, della percezione e del ragionamento nei bambini, bisogna lasciare spazio ai professionisti, in questo caso all'esimio Elias Dallus, della veneranda età di 6 mesi. In questo esperimento il puntino verde sullo schermo mostra in che modo gli occhi di Elias seguono i gesti di una persona che mangia una banana. Sì.
Il robot dovrebbe essere in grado di dirigere l'attenzione guardando determinate cose e seguire gli oggetti che si muovono intorno a lui, proprio come i bambini piccoli fanno molto presto. Anche Mons ha 6 mesi ed è già a uno stadio ben più avanzato del robot a livello di percezione dell'ambiente circostante. In questo esperimento impara ad afferrare un giocattolo che si muove di fronte a lui. Il suo comportamento mette in evidenza un fattore chiave che Klaus von Hofsten ha trasmesso ai suoi colleghi di Genova. Per crescere come un bambino, un robot ha bisogno di imparare a prevedere degli eventi. Nella vita di tutti i giorni non è possibile decidere da sé quando un evento accadrà. Gli eventi accadono in maniera indipendente dalla nostra volontà. Perciò è necessario anticipare non solo quando qualcosa accadrà, ma anche dove accadrà e se accadrà. E bisogna essere al posto giusto al momento giusto per poter sincronizzare le proprie azioni con l'evento. E il robot deve essere in grado di fare tutto ciò se deve essere un robot funzionale e versatile. L'equipe genovese sa di trovarsi di fronte a un compito molto difficile. Anche solo stabilire il livello base delle capacità cognitive necessarie per cominciare ad apprendere è un processo impegnativo. In questo momento ci sono due cose che sicuramente rimangono dei problemi. Una è la visione artificiale, quindi la possibilità di vedere e capire che cosa c'è nel mondo. E l'altro problema è quello di imparare dai propri errori. Questo robot alla fine sarà usato come strumento di ricerca. La macchina è stata costruita con una piattaforma software open source, cioè modificabile da parte di altri sviluppatori. 19 iCub sono già stati ordinati da vari istituti di ricerca europei. Quest'idea, diciamo, di riuscire a capire il funzionamento delle cose costruendole, diciamo, non è certamente nuova, ma parte dai tempi di Leonardo e sta continuando ancora oggi. Costruire migliori robot, secondo noi, passa attraverso una comprensione migliore anche di noi stessi, no? Ed è proprio, diciamo, il fatto di riuscire a costruire un modello di noi, diciamo, della nostra mente, che ci dà in qualche maniera la garanzia che abbiamo capito come funziona. No? Siamo ancora ben lontani dal Daniil Olivo di Isaac Asimov, ma forse una macchina umanizzata ci porterà un po' più vicini alla comprensione dei meccanismi umani.